Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi ripresa un po' diversa. Diciamo che niente, mi sono svegliata da pochissimo. Mi vedete per intero con il mio tutone da lavoro. Aspettate che scompaia un attimo. Niente, mi sono appena alzata, sono circa le 8. I bambini stanno guardando un po' di TV mentre ultimano la colazione. Ne ho approfittato per girare questo pezzetto così vi introduco il video di oggi. Non ho mai fatto una ripresa così, sono allo specchio. E vedete la mia bellissima, fantastica cover del wrestling che porta anche il mio nome sopra. Leggete, Sere Princess. Comunque, niente, io già sono passata al pile al mattino. Allora, come vedete, io sono solita dormire tipo in tuta. Non ho veri e propri pigiami perché non mi piacciono, non mi sono mai piaciuti. Madonna, il ciuffo selvaggio. E quindi, niente, adesso fa ancora caldo, io sono in canotta la notte, però la mattina già sono passata, dicevo, al pile. Guardate quanto è carina questa vestaglia che ho preso da Yamamay l'anno scorso. Proprio ormai quando stavo andando via l'inverno, l'appoggio qua sul letto sfatto, perdonatemi. Alle frange è grigia ed è carinissima, non mi piacciono le cose colorate e pupazzose. Allora, oggi devo fare il letto, vabbè, figuratevi. C'è un caos come al solito. Peli di Romeo in ogni dove. Voi adesso qui non li vedete. Eccolo, è un ciuffetto selvaggio. Il fatto è che tengo tutto aperto. Inizia a fare freschetto la mattina. Tengo tutto aperto e questo po' di venticello, diciamo, li fa fuoriuscire da ogni angolo e mi fa piacere. L'acqua sul comodino. Vi faccio un po' vedere la missione di oggi. Giordana cercava un pupazzo. Quindi ha ben pensato di buttarli tutti a terra stamattina. Questo è il letto di Vittorio. Oggi ho tolto il trapuntino che ha a lavare, mentre ieri ho lavato il piumino e oggi glielo rimetto. Si torna ai piumini. I cuscini del letto, il tappeto del bagno. Allora, io oggi vorrei risistemare completamente l'interno di questi cassetti del bagno. Hanno già i loro divisori qui di Ikea, però comunque c'è un casino, ma soprattutto ci sono molti pelucchi e capelli qui. Nonostante io ci sia molto attenta, succede spesso. Al piano di sotto c'è poco da sistemare perché lo spazio è quello che è. Abbiamo un po' di scorte di saponi, detersivi, eccetera. Gli asciugamani che purtroppo, proprio perché c'è poco spazio, sono piegati in maniera minuscola e quindi hanno molte pieghe quando vado ad aprirli. Poi c'è il phono e le medicine, però bisogna fare una cernita a controllare le scadenze. Lo faccio abbastanza spesso, ma ogni tanto qualcosa sfugge sempre. E quindi ora mi dedico ai letti e poi magari questo lavoro del bagno lo facciamo insieme a dopo. Ragazzi, ho deciso di iniziare subito perché se mi metto a fare le cose quotidiane, rimando, rimando, poi questa sembra una cosa infinita. Invece mi metto qua 10 minuti, mi faccio questo lavoro e poi continuo. Così magari sarò anche più sbrigativa. Allora, gli alleati che userò oggi sono ovviamente l'aspirapolvere, questo qui portatile piccolo, me l'ha regalato mia sorella, è fenomenale il Black & Decker, questo ve lo consiglio, poiché ne avevo preso un altro tempo fa, pagato pochissimo ma non funzionava, e poi userò questo più che altro perché questo prodotto malefico non finisce più. Diciamo che comunque non è che mi ha soddisfatta in particolar modo, non è male, niente di che, infatti non ha preso in bene nessun odore. Ma non riesco a terminarlo perché lo uso soltanto in alcune occasioni. Niente, non finisce più. Non vedo l'ora di finirlo perché comunque sta là, girondola per il sottolavello. E quindi niente, inizierò svuotando tutto, poi passiamo l'aspirapolvere e poi riordiniamo. Ho già svuotato buona parte. In realtà sono seduta comodamente sul WC e pensavo, allora qui c'è un incastro tipo Tetris perfetto. Quindi, a parte questi che l'hanno usato i bambini sicuramente, quindi adesso mi controllo le scadenze sperando di togliere almeno un paio di cose perché altrimenti non riesco a mettere tutto in ordine. Sono riuscita a gettare un sacco di cose, innanzitutto lo scatolino dell'Ibenar perché non serviva. Questo scade a gennaio, però io ho anche il Tinset, però vi dico la verità, sono anni che non uso antistaminici, quindi saranno qua da una vita. Non vedo perché tenerne due tipi diversi.
Questo scadeva adesso a novembre e poi ho queste bustine che sono per fare l'urinocoltura dei bambini che portano ancora il pannolino. Ormai la piccola è cresciuta, spero di non doverle proprio usare in generale. La situazione è nettamente migliorata, anche se stavo facendo ancora un po' di ordine. Diciamo che stavo cercando di mettere le cose che si utilizzano più spesso al centro, anche di non, diciamo, di lasciare in modo che. Vedete che i cerotti, per esempio, si capisce quali sono. Io cerco di mettere tutto in modo tale che i nomi siano sopra. Manca veramente poco. Questo, per esempio, gironzolava sempre. Ora ha il suo spazio. Poi abbiamo i termometri. Diciamo le solite cose. Delle bende. Il Lee Bernard che vi dicevo. E mi resta pure l'Hockey Task. Anche se. Perché per esempio sul tappo non c'è il nome, ma ce l'ha qui. Potrei tranquillamente metterlo insieme all'occhio normale. No, perché non ci va. Mamma mia, mi sembra veramente un Tetris qui dentro. Ecco qua un buco perfetto per lui. Spero si capisca cos'è. Perché metterlo steso comunque. Ecco qua. Abbiamo terminato. Questi sono da cestinare. No, ho dimenticato queste cose che sono. Cerottini per l'herpes che ogni tanto viene a mio marito. E queste bustine di camilia che si danno in genere quando i bimbi mettono i dentini. Sono vecchissime ma sono sigillate come vedete e non sono ancora scadute. Niente, rialzerò i cerotti, così vado a infilare questo qua e tac, tutto perfetto. Proseguiamo. Pulito va già molto meglio, anche se, cioè, guardate quanto è carino qui il fondale con le righe grigie. Neanche a farlo apposta il mio bagno è arredato in grigio. E adesso mi sistemo tutti questi prodottini. Odio i prezzi, li devo togliere assolutamente, mi dà proprio fastidio. Questa era una vecchia scatola che avevamo. Praticamente, guardate la forma perfetta per i pannolini. Non è molto utile perché c'entra pochissima roba, però ero restia a buttarla. Già so che prima o poi troverà un altro uso. E quindi per ora la tengo qui, anche se comunque se le tengo al di fuori le bottiglie forse è meglio perché hanno più spazio. Diciamo che questi angoli arrotondati, vedete, qua c'è del vuoto ma non ce n'entra un'altra, forse una sottile così proprio ad incastro. E magari se ci va in altezza potrei pensare di sistemarla qui perché sicuramente è più comoda magari per la mia ceretta e cose del genere. Non è il massimo il cestino in tessuto e anche questa soluzione non mi piace. Perché questo, per esempio, si macchia di dentifricio molto spesso. Quindi proseguiamo e vediamo. No, vi prego, guardate la differenza. Vabbè, qua è troppo carino lo scomparto fatto apposta per il forno. Cioè, io praticamente eliminando la scatola sono riuscita a togliere una piega dagli asciugamani, quelli lì ospite, diciamo. Infatti, questo è tutto stropicciato. Prima li piegavo in quattro, adesso stanno molto molto meglio. E niente, vi giuro che non ho gettato alcun prodotto, ho dimenticato solo questo dentifricio, no? Vabbè, lo schiaffo un attimo lì così, tanto per farvi vedere. C'è ancora un prezzo, cavolo. Ho gettato soltanto questa schiuma da barba che avevamo acquistato per fare lo slime in casa. Mio marito comunque non usa la schiuma da barba, usa solo il rasoio perché lui accorcia, non si fa mai la barba totalmente. Ecco qua. È tutto molto più comodo, diciamo che ora sta bene, non si muovono proprio perché sono giusti i prodotti, però io devo, diciamo, devo ricordarmi di usarli perché certi sono veramente vecchissimi. Ho ricevuto questo shampoo forse al primo Natale di Giordana e non è mai stato aperto. C'era anche il bagno schiuma, comunque io solitamente prendo dei bagno doccia, non compro mai lo shampoo di per sé ai bambini. Tipo anche questo qui della Saponello, è sapone con shampoo e bagno schiuma mischiato. Quindi gli shampoo singoli, diciamo, li uso difficilmente, anche questi, forse sono addirittura della nascita, avevano ancora la pellicola. E quindi niente, devo ricordarmi un po' le cose che ho e devo utilizzarle senza che io, praticamente quello che utilizzo in doccia, quando termina lo vado a ricomprare, questo è il mio errore, non vado mai a frugare qui dentro. Un cassetto è completato e direi che è decisamente migliore, quindi passiamo agli altri. All'altro, scusatemi. Non so come venirne a capo. Allora, innanzitutto ho usato quella scatolina che vi avevo fatto vedere, scusate che è buio, per i detersivi, intanto ne ho giusti 2-3, magari posso infilarci anche le spazzole, i guanti, forse addirittura gli straccetti, che al momento tengo in questo, sopra la carta igienica, non è il massimo, lo so. Questo bagno è minuscolo, allora, secondo me dovrò cestinare anche questo, perché? Allora,
Allora, qui ci sono delle lamette nuove. Qui ci sono questi cosi che praticamente non uso mai, mai, ma non vedo perché occupare uno scatolone, quindi magari ne tengo un paio. Questi non li utilizzo mai perché c'è il beauty blender, quindi queste cose le posso cestinare, al massimo ne tengo un paio perché raramente mi capita di trovare degli spazzolini che ci piacciono molto ma non hanno il tappino, quindi qui potrei dedicarlo al make up. Allora, l'altra trousse, questa qui vecchissima, la posso cestinare perché mi danno un po' fastidio gli ombretti. Questa no, ci sono molto affezionata, anche se non è di un gran marchio. Qui ci sono un po' di scorte, quindi adesso è una situazione temporanea, ma mi sono trovata con dei buoni da spendere da Kiko, che ho deciso di fare acquisti, dato che mi stava terminando un sacco di roba, ho deciso già di prenderli. Quindi qui abbiamo la terra, la matita sopracciglia, le matite per le labbra e il fondotinta Universal Fit, che è spettacolare. Allora, cos'altro possiamo mettere qui? Le lamette dove le ho infilate? Ma eccole qua. Possiamo tenerle comunque qua. Diciamo che il problema principale per me resta il fornello della ceretta, che non so, no, questi cosi sono proprio una cinesata, non chiudono, ma cos'è poi questo buco aperto? Bene, finiscono nella spazzatura. Qui c'è un deodorante che ormai è terminato. Questo piccolo ripiano, io devo mantenere il cassetto perché questo è un modello che si chiude da solo. Se non lo apro totalmente fino allo scatto mi casca. Allora, qui abbiamo le spazzole. Vabbè, questo ripiano a me sembrava fatto apposta, non lo voglio modificare. Quindi vado un attimo a fare quello su cui sono già sicura. Stesso discorso per mio marito, la sua spazzola è un po' ripulita. E lui ci tiene anche la lacca. Quindi magari meglio metterla qui dove non c'è la vite che tira e non tira. Poi, allora, qui c'è il rasoio. Allora, anzitutto gli accessori dovrebbero essere messi tutti qua. Qua va controllato. Ma mio marito rischia seriamente di diventare un accumulatore seriale. Notate qua due rasoi identici. Allora, questo si è rotto. Se l'è fatto riregalare identico, ma lo tiene, diciamo, per i pezzi di ricambio. Io gli dico sempre di gettarlo. Ormai sono quasi 2 anni che ha questo. Non vedo perché si debba rompere anche questo. Cioè, dai, non esageriamo. Per quali pezzi di ricambio? Mica un'automobile. Quindi penso che in silenzio e con calma io lo andrò a gettare io. Solo che... ecco qua. Torniamo al vecchio cesto in tessuto. Glielo rimetto qui. Magari ci teniamo anche le forbici, una cosa un po' più carina questo, che poi è bellezza perché non serve a niente. Questa che usa per i ritocchi, se l'è fregata da me. Bene. Niente, potrei sistemare lì il fornello per la cera perché alla fine è rimasto poco niente. C'è un burro corpo che ormai è andato, cioè è rimasto pochissimo, peccato perché lo adoro. Poi c'è il set da barba di mio figlio, set giocattolo, è troppo carino. A volte si mette vicino a mio marito a fare la barba. C'è anche la schiuma fatta apposta, questo è vecchissimo, l'ho avuto in regalo veramente un trilione di anni fa, ma con una qualunque schiuma da barba si può sempre utilizzare, solo che attacca un po', quindi magari lo teniamo qua in sospeso e lo andiamo a sciacquare. E prima che mi dimentico, a proposito di mio figlio, devo assolutamente gettare questo che ha fatto il suo tempo. Quindi finisce qua nella gigantesca pila di roba da buttare. Questo è un po' di shampoo a secco che è pessimo rispetto al solito che uso io della Baptist. E infine, che mi ricordo, vedete, questa è la schiuma da barba che prendo col gioco. Questa è la soluzione dopo piercing, diciamo, di mia figlia per quando ha bucato le orecchie. C'è scritto 3 mesi, lei le ha bucate a gennaio, fortunatamente non è più servita, anche se proprio un paio di settimane fa purtroppo abbiamo avuto un piccolo incidente. Dato che ha perso un orecchino a scuola, si è formato del pus, non pensavo. Pensavo che fosse ormai fuori pericolo dopo tutto questo tempo, e quindi niente. Io continuo, magari vi faccio vedere dopo il risultato finale. Eccoci qua, non è il massimo, oddio, a me non è che mi fa impazzire però. Ma manca un cestino in testa. Oh no, no, ragazzi, questa cosa è disgustosa, veramente. Trovatemi una soluzione per pulire il fornello della cera. Comunque, sono molto soddisfatta, va molto meglio, non mi piace molto che le cose si muovono, vedete? Però piano piano, cioè, arriveremo a una soluzione. Sto pensando addirittura per 15 euro di andarmela a ricomprare perché è pessimo, si è anche spaccato il tappo.
Niente, questo è tutto quello che io andrò a gettare. Ho trovato addirittura gli accessori di un vecchio rasoio e ne sono contentissima. Ci aggiungiamo anche questi. Beh, direi che come decluttering è andato benissimo. Ho approfittato per sistemare un po' le ante. Ho buttato anche un sacco di make-up. Guardate là. Che tristezza. E niente, devo ricordarmi di usare determinate cose. Questa è una crema di quelli, pacchetti diciamo misti. È una vita che è qui. E ho fatto un po' di prove di rossetti che ho trovato, cioè le labbra disastrate perché mettevo e toglievo. E niente, tutto in ordine, ragazze. Niente, finito, terminato. C'è qualche profumo ormai agli sgoccioli di mio marito. E quindi finalmente adesso posso pulire il bagno che ho fatto un macello. Vedete qua, mi struccavo, confezioni inutili. Tipo avevo preso questi adesivini per le unghie per la piccola per giocare da Ikea, da Ikea, buonanotte, da Kiko. Ed è inutile tenere anche lo scatolo. Spero che il risultato vi piaccia. Qui anche ho di nuovo cambiato qualcosa nel frattempo, scusate. Ho messo soltanto, vabbè, il contenitore con gli elastici per capelli. Voglio fare una cernita anche di questi. Li ho messi qui, prima erano lì, ma i trucchi stavano veramente striminziti. Come vedete è strapiena la situazione, però... diciamo va un po' meglio, prima era molto peggio. Ed è finito, ragazze. Io vi saluto dallo specchio. Ci vediamo al prossimo video. Dove sono? Ciao.